In questa classe abbiamo deciso di sviluppare il primo punto dell'Agenda 2030, che è quello di eliminazione della povertà. E poi abbiamo aggiunto eliminazione della povertà attraverso l'ecologia. Allora, questo seme che vedete qua è un seme di carrubo che ho fatto germinare a casa. Ne ho distribuito uno ciascuno ad ogni bambino della classe, dando le istruzioni specifiche su come farlo crescere. Deve rimanere ancora una quindicina di giorni dentro questa scatoletta avvolta in carta bagnata. E questo seme ormai è morto e quindi lo dobbiamo togliere. Sì, si è svuotato completamente, adesso te ne faccio dare un altro, non ti preoccupare. Allora, se muore un seme non è un problema perché ne possiamo trovare un altro. Allora, devono stare, ricordate i bambini, devono stare ancora 15 giorni qua, controllare una volta alla settimana che l'acqua sia sufficiente. Deve essere umido ma non zuppo. Altra cosa, ricordatevi che il carrubo è un albero molto 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 grande, quindi poi non può stare in balcone, anche se stiamo facendo il progetto. Riforestare i balconi del condominio, questo non è un albero che può stare in balcone, dovrà essere piantato in giardino. Ogni passo e ogni momento di questo progetto dovete fotografarlo in modo che così in terza media, tra 2 anni, potremo farne un progetto condiviso agli esami. Buon lavoro e in bocca al lupo!